Anche buongiorno, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Oggi cercherò di fare il tutorial di questo orecchino. Non è di difficile esecuzione. Ci sono delle perline nuove, insolite, che io non ho mai utilizzato, che sono le Vexolo e le Wibeduo. E niente, ora vi mostro l'elenco dei materiali e spero che questo modulino vi piaccia. Per prima cosa, io utilizzo un ago della Tulip e un filo della Miyuki di questa tipologia, anche se secondo me in questo caso il Fireline sarebbe l'ideale, ottimo. Poi serviranno delle Rocaille 8-0, 11-0 e 15-0. Specifico che sono della Miyuki, perché le TO variano e non so se il risultato poi finale sarebbe lo stesso. Quindi Rocaille della Miyuki, vi faccio vedere il codice e poi le 15.0, vabbè, qui il codice non c'è. Poi serviranno delle Wibeduo, questo è il colore, e sono queste perline di forma quadrata, romboidale. Ne serviranno per ogni modulo 4. Poi serviranno delle Vexolo, in questo colore, e per ogni modulino ne serviranno 8. Poi per ogni modulo servirà un cabochon 2 fori da 6 mm. Questi sono i materiali che ci servono. Poi ovviamente per il modulino, poi ovviamente qui le chiusure, ho messo dei mezzi cristalli e questa goccia in resina, ma ovviamente questi sono materiali che potete tranquillamente variare a vostro piacimento. Quindi nel mio caso ho utilizzato questi mezzi cristalli da 3 mm, ne ho messo uno in alto e uno in basso e questa goccia in resina acquistata, non so se in qualche fiera, o forse addirittura anche su AliExpress, non lo so, non lo ricordo. Quindi una goccia, questa è ovviamente in resina, leggerissima e quindi ideale. Passiamo subito al dunque. Vi mostro l'orecchino da vicino. Come vedete, l'orecchino in queste parti, in questi punti, vedete, si alza leggermente e si incurva. Ovviamente, ragazze, io vi mostrerò i passaggi in modo semplice, ma se il modulo venisse morbidino, voi ripassate nei vari passaggi. Il modulino è semplice e niente, spero che vi piaccia. Passiamo subito al dunque. Cominciamo col prendere sull'ago una 8, una 11 e una 8 ed entriamo nel foro del cabochon a doppio foro. Mi raccomando, tenete il filo e ripassate in questo modo. Io ho tagliato una bella gugliata di filo, quindi in questo modo passate un'altra volta e fate un nodino. Sono ripassate ed ho fatto un nodino, ora vado dall'altro lato, ok, entro nell'altro foro e faccio la stessa cosa, una 8, una 11 ed una 8 e vado così. E anche in questo caso ripasso un'altra volta. Mi troverò quindi, scusate i rumori, ad uscire da questa 8-0 e semplicemente andrò ad inserire una 11, una 8
una 11, una 8 ed una 11 in questo modo ed entrerò nell'archetto di 3 perline che ho eseguito prima e faccio lo stesso anche da quest'altro lato. A giro finito, sono ripassata in tutte le perline, mi troverò in questa posizione. Esco da una 8-0 ed inserisco sul lago 2-8-0, salto la 11-0 centrale e mi inserisco nella 8-0 che segue. Le mie perline si posizioneranno in questo modo. Ora entrerò nella 11 e nella 8 che seguono. E farò la stessa cosa. Salto la 11, ho inserito 280 e vado nella 11, nella 8, scusate, che segue e faccio in questo modo. Farò lo stesso per a questo punto e da questo punto si dovrà venire a formare come una croce. Questa è la croce, diciamo, a giro finito. Ora per comodità io giro il lavoro, entro nuovamente nelle perline e dovrò portarmi ad uscire da questa prima coppia di 8-0. Inserirò altre due 8-0, entrerò allo stesso modo. Vedrete che le mie perline si posizioneranno in questo modo. Mi inserirò nella 8-0 sotto, vedete? Ed esco nuovamente dalla 8-0, ridiscendo. Ridiscendo e quindi mi ritroverò questo quadratino qui su, che in realtà è il prolungamento delle 8-0 di sotto, e dovrò fare lo stesso per gli altri tre lati. Questa tecnica si chiama Herringbone. Quindi andrò ora in avanti. Mi sposterò e farò lo stesso da quest'altro lato, 280, lo ripeto velocemente, 280, sposto il filo da questo lato e mi inserirò nella 80 di sotto. Vedete che io, scusate, mi voglio essere chiara, riscendo nella 80 di base. E dalla 8-0 di base che è posizionata di fianco risalgo. Ok? Faccio questo per gli altri giri, cioè per le altre due punte. Giusto per fare due chiacchiere, io questa tecnica l'ho appresa da Gina Gems Creation. Non so se la conoscete, ha un canale YouTube. E lei eseguiva questa tecnica, la esegue ancora lei come bronzefoni e io, scusatemi, ero fuori camera, ho imparato quindi ad utilizzare questa tecnica. Ecco cosa ci ritroveremo. A giro finito, quindi abbiamo inserito 15, 2 vexolo, 15. Ora ci porteremo ad uscire da questo punto e cosa facciamo? Andiamo a prendere le nostre nuove perline che sono le Ouibe Duo e che facciamo? Prendiamo il nostro ago ed inseriamo una 15.
una 11, la nostra Wibeduo, oddio, scusatemi, la nostra Wibeduo, nel verso giusto, mi raccomando, in questo modo, una 11 ed un'altra 15 e scendiamo, ridiscendiamo solo nella prima 8-0. Si dovrà posizionare in questo modo. Poi che facciamo? Prendiamo 280 e non 280, scusatemi, 215 210 ed andiamo nelle Vexolo che ci troviamo davanti. Entriamo in tutte e due. Inseriamo 2,11, entriamo da sotto la 8,0 in questo modo e ripetiamo la stessa cosa. Quindi, che facciamo? Una 15, una 11, non l'ho presa la 15, una 15, una 11, la nostra Wibeduo. Una 11 ed una 15 e rientriamo da su. In questo modo. E ovviamente le sistemiamo benino quando le andiamo a posizionare. E facciamo questo, quindi questi passaggi di inserimento di questa parte e di questa per tutto il giro. Se è il caso che vedete che è un po' molliccio, il lavoro ripassate. A giro completo, finito, ci ritroveremo in questo modo. Quindi uscirò nuovamente dalla, mi scordo i nomi di queste perline, dalla Wibeduo. Cosa faccio? Inserisco 2,11, no, 2,15 e una 11 e vado nelle due Vexolo. In questo modo, in tutte e due ovviamente. Ed inserisco una 11 e 2,15 e entro nella Wibeduo. Wibeduo? Sì, Wibeduo. Faccio questa operazione per tutto il giro. Quindi non so se ho registrato, spero di sì. Esco dalla Wibeduo. Inserisco un 2,15 e una 11 e vado nelle Vexolo. In una alla volta perché in due insieme non riuscirete ad entrare. E faccio questa operazione per tutto il giro. Con l'inserimento di queste ultime perline vedrete che il lavoro, la croce, questa parte centrale, comincerà leggermente a bombarsi. Rientrate poi, ripassate in queste perline, ripassate in queste perline e portatevi ad uscire dalla prima perlina subito dopo la Wibeduo. Ciao tigro! Vuole salutarci? Arrivata a questo punto, quindi sono uscita dalla mia 11.0 ed inserisco 3.11.0.
entro nel foro superiore della UIB2, inserisco altre 3110 ed entro nella 110 che precede l'Evexolo. C'è una perlina con il foro e devo andarla a sostituire. Comunque avete capito. Vedete che il lavoro quindi si incurverà leggermente, non tirate troppo, altrimenti poi si alzerà ulteriormente. Quindi non tirate troppo perché poi qui dovremo inserire successivamente qualche altra perlina. Quindi fate questo lavoro. Questo inserimento per tutto il giro, quindi usciamo dalla 11 ed inseriamo 3 11. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Quindi usciamo dalla prima 11 0 subito dopo la back solo, inseriamo 3 11 ed entriamo nel foro superiore, niente, proprio queste rocaille non ne vogliono sapere. Ecco, con la dolcezza si ottiene tutto. ne prendo nuovamente altre 3 11 0 e vado nella 11 0 che precede la Vexolo. Faccio questo per tutto il giro. Questo è come si presenta il modulino alla fine di questo giro. Ora io ripasso in questa parte e inserirò qui, in queste punte, inserirò delle 15.0. Allora, vi spiego. Dicevo, dove ovviamente io farò il prolungamento dell'orecchino per mettere la monachella e la goccia, inserirò delle perline 11. Dove invece devono rimanere le punte libere, inserirò semplicemente una 15-0. Come in questo caso, inserisco una 15-0 e un'altra 15-0, quindi contemporaneamente si fa per dire, contemporaneamente fisso leggermente il lavoro, poi proseguo e mi ritroverò poi ad uscire dalla punta successiva. Dove invece semplicemente dobbiamo andare poi a mettere la monachella, inserirò 6 11 0. Inserirò 6 11 0 6 11 0. Poi dopo ovviamente ripasserò e farò lo stesso, qui inserirò le 15 e qui inserirò le 6 e poi mi ritroverò nuovamente ad uscire da questo lato. Ovviamente, prima di rifare tutto il giro, quando mi trovo a scendere, mi trovo in questo punto, risalgo nelle perline in questo modo, rientro nella nostra UIB2, ok? Rientro nelle perline, cioè devo trovare il modo per risalire qui e rinforzare il lavoro, ok? Quindi ho semplicemente girato attorno. Poi cosa faccio? Inserisco nel mio caso il mezzo cristallo. Inserisco, voi inserirete per fare il cappietto, quello ovviamente che desiderate. Io avevo inserito 8 15 0
e quindi vi dico di inserire, se vi va, 8150, ma potete inserire le rocaille che volete o addirittura fare un cappietto semplicissimo. Questo sta a voi. E ridiscendo, e se volete ripassate ancora un'altra volta. Se state utilizzando un ago 10, probabilmente per ripassare più volte in questo punto dovrete sostituire l'ago con uno più piccino, un numero insomma 12. Io ora ridiscendo e vado dall'altro lato a creare la parte con la goccia. Ovviamente, ragazzi, dimenticavo, voi potete anche omettere questa parte e fare il cappietto direttamente qui. Io poi, per stringere un pochino questa parte, riscendendo, ripasso anche nel foro superiore della Wibe Duo, perché prima siamo passati sotto per rinforzare ed ora invece ripassiamo sopra. Quindi in questo modo rinforziamo, vedete? Aspettate, mi sono tirata dietro tutto. Ok, in questo modo vedete che il lavoro si accosta alla Wibe Duo e rinforziamo contemporaneamente. Andiamo giù. Ok, siamo dall'altro lato, rientriamo in tutte le perline e come dove abbiamo messo il cappietto, ci portiamo a uscire dalla 11 di punta. Inseriremo a questo punto 3, 11, 0, una quarta, 11, 0, un mezzo cristallo, un'altra 11. Poi prendiamo la nostra goccia in resina, nel mio caso. Prendiamo 3 11 e risaliamo, quindi risaliamo nella goccia ed avviciniamo il lavoro. Ok, ora rientriamo nella 11 nel mezzo cristallo e nelle 11 e quindi vedete che ne lasciamo 3 sul retro. Tiriamo il lavoro, vedete che sotto le 11 si saranno posizionate in questo modo. Inseriamo altre 3 11 e risaliamo così, in questo modo. Ora, come abbiamo fatto da questo lato, risaliamo e rinforziamo il lavoro. Ok, rinforziamo il lavoro, vedete? Non so se si vede, sto rientrando nelle 15:0 e poi ridiscendo nuovamente in tutte le 11, in tutto il lavoro, in tutte queste perline risalgo. E una volta risalite, ripasseremo anche in questa zona. Quindi ora siamo passate qui. Risalendo, rinforzeremo in questo punto. Agli sgoccioli cerco di mostrarvelo. Quindi risalirò, sono già risalita nella goccia, nelle perline, risalgo nella 11. Ecco, lo sapevo. Vabbè, il mostro con l'ago, risalgo nella 11, nelle 3, ok? Ed esco qui, vedete? C'è il filo. In questo modo c'è una 11 che veramente mi sta torturando. Prendo la pinza e rientro qui in questo punto. Ok? E ridiscendo nuovamente e quindi avrò rinforzato anche in questo caso, ecco qui,
avrò rinforzato, avrò armonizzato questa forma e rinforzato. Ovviamente vedete che il filo è quasi finito, io ora risalgo e faccio un nodino e ripasso se reputo che sia necessario ripassare. Il modulino è materialmente finito. Il modulino è finito, vedete? Andrò semplicemente a mettere una monachella. E niente, spero la mia monachella sarà sempre quella di fortunato del mondo delle pietre, queste a gocce in acciaio. E niente, ragazze, spero che il modulino vi piaccia. Sicuramente si può replicare con le perline della Toho, ovviamente correggendo leggermente il numero o insomma la forma. Il modulino mi piace tanto, spero che piaccia pure a voi e io l'ho condiviso con piacere. Un bacio ragazze e come sempre se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividete e niente, ora vado a tagliare questo che era il primo tentativo. E niente, ragazze, buona, buona creatività a tutte. Un bacio, ciao! Ops, piccolo consiglio, se non vi dovesse piacere questo effetto un po' bombato, ovviamente potete tranquillamente modificarlo aumentando il numero di perline in questo giro e quindi qui in questo punto non si arriccerà. Invece a me questa tridimensionalità mi piaceva e quindi ho deciso di lasciarla e di condividerlo così. Però ovviamente ogni progetto, ogni idea condivisa, poi ognuno la personalizza come vuole perché questo è il bello della creatività. Ciao! Ragazze, non vi mostro mai il retro. Ecco, questo è il retro dell'orecchino e questa è la parte ovviamente davanti. Questi sono i miei. Non vedo l'ora di indossarli. Ed ancora grazie di tutto. Ciao. Ed eccoli qua. Ve li mostro indossati. Orecchini pleasure. Capelli sempre il panico, io ve li mostro indossati perché secondo me i bijou indossati anziché visti danno sempre un risultato insomma diverso, vederli indossati nel complesso. Io li trovo veramente belli, eleganti anche per l'estate, questi ovviamente sono i miei. E niente ragazze, un bacio a tutte, ciao!